Gianfranco Giustizieri, con Antologia Sommersa, partecipa a questa prima giornata del premio Laudomia Bonanni, in cui si parlerà proprio della critica letteraria legata a questa autrice. 1232 gli scritti da lei analizzati. Che opera è? Allora, dico subito, questo libro raccoglie tutti gli scritti catalogati che Laudomia Bonanni ha sparso nei giornali e nelle riviste di tutta Italia dal 1938 al 2001. Sono stati ritrovati 1232 di scrittura breve e catalogati secondo gli anni, secondo le testate di uscita. Sono la maggior parte, sono esemplari che non sono stati raccolti in altri libri o non sono usciti in seconda pubblicazione. Per cui ho ritenuto opportuno portare alla conoscenza dei lettori ciò che il critico Renato Minore ha detto che fanno parte di quell'iceberg sommerso della Bonanni, poiché l'iceberg Bonanni si consta di due parti: l'emerso, formato da tutti i suoi romanzi che ormai i lettori e la critica hanno abbondantemente conosciuto e letto, e poi la parte sommersa che è costituita da questa enorme massa di elzeviri, di racconti, di appunti di viaggio, di descrizioni di luoghi, di inviata speciale, di intervistatrice politica, eccetera, che lei ha sparso un po' su tutti i giornali d'Italia. Maggiormente da ricordare il Giornale d'Italia proprio, nel quale sono stati catalogati 700 e passa elzeviri di Laudomia Bonanni. Da questo lavoro qual è il tratto distintivo dell'opera della Bonanni che l'ha colpita di più, che è venuto fuori e che magari è stata anche una sorpresa per lei? Allora, grandi sorprese sicuramente non ci sono state, perché lei nei suoi elzeviri e nei suoi scritti ripercorre praticamente quella che è la strada dei romanzi, cioè c'è un'osmosi continua tra romanzi e scrittura breve, nei quali lei affronta le tematiche delle donne, le tematiche dei minori, le tematiche del costume, le osservazioni di costume e società e così via. Particolare, forse diversificato rispetto a quella che è la Bonanni conosciuta, è l'intervistatrice politica. Infatti sono riuscito a ritrovare alcune interviste fatte a Giorgio La Pira negli anni, a metà degli anni 50, 1955, nel periodo in cui poi il Giornale d'Italia conduceva quasi una campagna contro Giorgio La Pira, e lei invece onestamente, inviata forse per rendere un servizio al giornale, al quotidiano, invece con la sua onestà intellettuale ha messo in luce una Pira diversa, un Giorgio La Pira che è profondo conoscitore della politica italiana, profondo analista della società e del costume di quel tempo.